Salve, mi chiamo Giuseppe Giosuè, sono maestro di Kung Fu e direttore tecnico della Scuola Kung Fu Club, un istituto nel quale si praticano diversi stili tradizionali. Oggi vorrei presentarvi lo stile Hungar, uno stile del sud nato in un contesto storico particolare, ovvero quello delle società segrete che in clandestinità lottavano contro il governo dei Qing. Soltanto nei decenni successivi divenne uno stile normale di Kung Fu ed oggi è molto apprezzato per il suo bagaglio tecnico e le sue numerose forme, a mani nude e con le armi. L'Hungar, stile del sud, è uno dei più affascinanti e per certi aspetti esoterici nel complesso e variegato mondo del Kung Fu. In origine la sua pratica prevedeva rituali segreti, formule magiche, gesti convenzionali per iniziati, fabbricazione di amuleti, allenamenti clandestini, numerologia esoterica. In realtà, più che uno stile, era una setta segreta, nota come Società Hung. Nasce in un periodo storico particolare e prenderà la forma attuale nei decenni successivi. Tutto ha inizio quando gli eserciti mancesi invadono la Cina e detronizzano l'imperatore della dinastia Ming, dando vita ad una nuova casata, quella dei Qing. Tutto questo accadeva nel 1644. Negli anni a venire numerosi furono i tentativi di ripristinare il vecchio regime, soprattutto ad opera di società segrete organizzatesi in piccoli eserciti. Le sedi logistiche dei guerriglieri e i centri dei sentimenti patriottici furono i templi buddisti, in particolare quelli dell'ordine Shaolin, da sempre luoghi di formazione di formidabili combattenti. Per questo motivo e per il fatto che questi rappresentavano l'unica istituzione che conservava i valori della precedente dinastia, costituendo un pericoloso punto di riferimento culturale per il popolo e per la borghesia, i nuovi regnanti iniziarono un'opera di discriminazione prima e di aperta avversione poi nei loro confronti. Nel XVIII secolo iniziò una sistematica distruzione dei templi e di sterminio dei monaci, che coinvolse anche il principale tempio del sud, quello di Fukien. Degli oltre 800 religiosi, solo qualche decina scampò al massacro, disperdendosi e nascondendosi tra le montagne. Alcuni di essi, la tradizione vuole cinque, non si divisero prima di essersi accordati sul fatto di riorganizzarsi, reclutare volontari e tentare, lottando in clandestinità, di rovesciare i Qing. Ognuno di essi creò una loggia con un proprio colore, un proprio simbolo e un proprio nome. Una di queste era appunto la Società Hung o Famiglia Hung, Hung Gar. Si dice che l'addestramento degli adepti dell'Hungar consistesse nell'esercitarsi con un'unica forma, Gungi Fok Fu Quen, ancora oggi una delle più prestigiose forme del Kung Fu, e che contenesse molti gesti e segni convenzionali per comunicare senza essere scoperti. L'operato di queste società segrete non portò mai a nulla e il potere dei Manciù divenne sempre più saldo, fino a che esse persero la loro connotazione originaria. Usciti dalla clandestinità, gli adepti della società Hung crearono quello che oggi è uno dei più apprezzati stili di Kung Fu e le generazioni di maestri successivi ne arricchirono il programma tecnico. La forma che presenteremo in questa puntata si chiama Fuok Suening Kin, la forma tigre gru, ed è considerata da molti quella che meglio rappresenta l'intero stile, che pur basandosi sui cinque animali di Shaolin, è caratterizzata in particolare dalle movenze di questi due animali.